30 anni di Casa Boscati. Nel 1992 Don Gaudiano, assieme a Paolo Pierucci, pensò di aprire una casa di accoglienza per ammalati di AIDS. Alcuni casi erano già conosciuti e ospitati da Don Gaudiano come comunità di via del seminario. Era necessario trovare un alloggio riservato a loro per offrire loro domicilio, casa, abitazione, cibo e soprattutto persone che si prendessero cura della loro salute. Negli anni, in questi 30 anni, sono passate per Casa Boscati circa un centinaio di persone. La situazione attuale è molto migliore di quella degli inizi, perché agli inizi non c'erano terapie che salvassero la vita di questi affetti da AIDS. Oggi ci sono terapie che aiutano a vivere le persone affette da questo virus in una qualità di vita senz'altro migliore. Queste persone hanno alcune necessità, che sono quelle in primo luogo di avere una casa dove poter dormire, mangiare, stare al caldo, avere compagnia. E poi in questo caso ci sono degli operatori, delle operatrici che si prendono cura e li aiutano a sopperire a tutte queste necessità. Quello di cui ovviamente le persone hanno bisogno quando arrivano nella nostra casa è anche avere un'attenzione molto particolare nei confronti della loro salute. Per tutti questi bisogni è pur vero che Casa Boscati gode del sostegno dell'ASUR della regione, perché è una casa che riceve delle rette per questi ospiti, e quindi queste necessità sono fondamentalmente molto ben organizzate e molto ben risolte, e questo è importante per la vita della nostra struttura. Ecco che da qui mi permetto di dire che la vita di una persona non si risolve in un piatto, non si risolve soltanto in un letto o, nel nostro caso, nella fortuna di avere un servizio sanitario che ha una cura grandissima nei nostri confronti. Ecco, una casa di accoglienza, le persone che vivono in una casa hanno bisogno che questa casa sia bella, perché ognuno di noi è felice anche quando il luogo in cui vive è un luogo bello, ben tenuto, ben organizzato. In poche parole, avere un ambiente che permetta a noi e agli ospiti che vivono di starci con piacere in questa casa.